La carta d'identità era di mio padre, Eugenio Badì, che era nato a Civitella l'11 e il 29 giugno del 1933. Quindi il giorno dell'eccidio compiva 11 anni e si salvò per una casualità, perché con dei parenti ero fuori Civitella, ma fuori Civitella intendo neanche mezzo chilometro, un chilometro, e purtroppo, per fortuna loro, si salvarono dall'eccidio, solo per quel motivo. La storia purtroppo alle volte si può ripetere e io credo che sia molto importante far capire ai giovani d'oggi quello che è stato della storia dei nostri nonni, quello che è stato della storia degli italiani che si sono macchiati di rosso pur di salvare la nostra terra. Dai semplici cittadini a coloro che hanno la responsabilità di tramandare quanto avvenuto nell'eccidio di Civitella, prima fra tutti l'associazione che riunisce i familiari Civitella Ricorda, il 25 aprile festeggiato con il Presidente della Repubblica mette un sigillo ad una memoria ritrovata e unita. All'interno della Sala della Memoria il vicepresidente dell'associazione Terzilio Bozzi ha accolto Mattarella in una visita privata, con lui Santino Gallorini, che ha consegnato al presidente il suo libro sulla memoria. Questo è il registro che il presidente Mattarella farà l'onore di firmarci e resterà a perenne ricordo di questa giornata. Come si vede, festeggia il 25esimo dell'anniversario della libertà, ma in contemporanea rende onore ai nostri morti del 29 giugno 1944. E questo sarà per sempre un testimone nella Sala della Memoria. Sì, si spera che il Presidente appunto sia il sigillo alla ricucitura di questa memoria che per tanti anni è stata divisa. E io sono molto emozionato, ma anche onorato di poter incontrare il Presidente e consegnare a lui una copia del mio libro che ha fatto riabbracciare dopo 70 anni il comandante partigiano e la presidente dell'associazione che unisce i familiari delle vittime della strage. Io perdono perché la mia mamma mi ha insegnato che Cristo ha perdonato il suo crocifissore sulla croce e io ho perdonato, ho abbracciato il Zucchielli perché lui si è messo a piangere davanti a me, mi ha chiesto perdono, ero giovane, non sapevamo quello che si faceva. Siamo vissuti con l'amore delle nostre mamme che hanno ricostruito questo paese che era, l'ha fatto risorgere come una fenice dalle loro ceneri, e lo stesso amore che lei, Presidente, ci dona venendo qui a ricordare i nostri morti, che in questo momento su questa piazza dove è avvenuto il loro martirio la ricordano, li ricordiamo, punto. La giornata a Civitella del presidente Sergio Mattarella si conclude ancora con un lungo applauso e alla fine saranno due le lettere consegnate al presidente, la prima da parte dell'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella, dalle mani della preside Yasmina Santini. La seconda da parte di uno dei familiari delle vittime, che come altri parenti delle vittime delle stragi attendono notizie sul risarcimento per i crimini di guerra. In alcuni casi l'Avvocatura di Stato ha presentato opposizione. Andando avanti così ci rimandano 8 mesi, un anno e mezzo, 2 anni. Ma signori, ma i soldi ci sono lì, che aspettate che muoviamo tutti? E poi ci direte adesso vi paghiamo la bara e il forno dove dovete andare. Noi non aspettiamo, noi vogliamo anche una lira, ma il riconoscimento che abbiamo ragione.